Il mese di agosto di Pesaro, capitale della cultura, si apre con la città che si riappropria del Museo Archeologico Oliveriano. È stato infatti completato il lungo e travagliato percorso di rinnovamento di questo luogo di Palazzo Almerici, finalmente restituito alla città. Si dice che le cose attese siano anche più belle, speriamo che sia così. Ce l'abbiamo messa tutta, devo dire, con una collaborazione unanime di tutta la città, dimensione amministrativa, politica, tecnica, culturale, e devo dire che a me sembra anche un esito molto bello, molto ben riuscito. Però sono parte in causa, potrei quindi anche essere troppo ottimista, ma credo che poi la città potrà apprezzare questo nuovo allestimento che è assolutamente nella tradizione ma con un carattere anche innovativo. Ed oggi dunque in anteprima sono state mostrate le sale rinnovate di questo progetto scientifico elaborato da Chiara Delpino, archeologa del Ministero della Cultura, che ha seguito tutto il progetto fin dalla sua genesi. Abbiamo deciso di rinnovare il museo in un momento in cui c'erano problemi di allestimento strutturali dell'edificio, c'era una grossa presenza di umidità e quindi le sale andavano bonificate. Abbiamo preso da questo spunto per rifare totalmente l'allestimento, riorganizzare le collezioni, restaurare i numerosi reperti che hanno bisogno di un intervento conservativo e dare un nuovo filologico che potesse condurre il pubblico all'interno delle sale, individuando dei temi principali e dando una disposizione sia scientifica che di divulgativa all'esposizione. Abbiamo rispettato l'allestimento precedente, nel senso che i reperti che erano esposti prima ci sono tuttora. Abbiamo un po' rinnovato l'esposizione inserendo alcuni corredi provenienti dagli scavi che sono stati fatti dalla Soprintendenza Archeologica delle Marche, che ho diretto io, nella necropoli di Novilara tra il 2012 e il 2013, grazie a un importante finanziamento che abbiamo avuto dall'Ufficio Cultura del Governo svizzero e a un aiuto della Fondazione Scavolini. Abbiamo potuto restaurare quindi nuovi corredi che sono adesso entrati nelle esposizione. Chiara Delpino ha dunque supervisionato un progetto di lavori lungo 8 anni, progetto museografico firmato dallo studio di architettura START di Simone Capra, Claudio Castaldi e Dario Scaravelli. Il nuovo allestimento prevede nella prima sala la famosa stele della battaglia navale rinvenuta nel 1866, nella seconda sala si ammirano i reperti della necropoli di Novilara, necropoli dell'età del ferro, e poi ancora la esposizione dei cippi del Lucus Pisaurensis introdotta alla terza sala in cui sono presenti anche le epigrafi che ricordano gli abitanti di Pisaurum. Negli ultimi due ambienti della terza sala trova spazio anche il collezionismo settecentesco di Passeri e Olivieri. E dunque un lungo percorso di lavori, così come è stato lungo e travagliato il percorso amministrativo che ha portato a questo risultato, come ricordato anche dall'assessore alla bellezza, nonché vice sindaco del comune di Pesaro, Daniele Vimini, durante la conferenza stampa tenutasi nell'auditorium di Palazzo Montani Antaldi. È stato un lavoro veramente complesso, ci sono voluti diversi anni, me ne rendo conto, però diciamo anni che non sono stati mai passati, diciamo, senza lavorarsi, ma anzi a risolvere i vari problemi che mano a mano venivano fuori in un palazzo comunque storico che era partito anche con alcune difficoltà strutturali, ma che ora ci restituisce, insomma, la meraviglia di un museo non solo completamente rinnovato, ma bellissimo a vedersi anche dal punto di vista stilistico e architettonico, un nuovo cuore pulsante all'interno del centro storico. Oggi, diciamo, presentiamo come da impegno, che sono nati il 1° agosto di quest'anno, doveva essere il ministro Franceschini che poi ha avuto altri problemi, però siamo pronti con la parte allestitiva, ci vorrà qualche settimana in più che probabilmente coinciderà con la riapertura delle scuole per completare invece una nuova ala, perché poi in tutto questo c'è anche un ampliamento, una nuova ala che è quella che racchiude i bagni, i camerini, gli armadietti, il bookshop, tutta quella parte, insomma, di accesso e di accoglienza, che ovviamente verrà realizzata nelle prossime settimane, ma già da domani i primi gruppi del mondo della scuola e gruppi anche prossimamente che si mette a Teatro Tau, uno spettacolo di popolizio, potranno alcuni spettatori vedere il museo, organizzeremo visite per gruppi anche durante il prossimo prefestio, quindi il museo di fatto entra nella sua piena visitabilità, di questo siamo molto felici e ovviamente diventa appunto un motore trainante anche per la corsa verso la capitale italiana della cultura 2024.